ci stava, direi veramente che c'era grande soddisfazione per la prestazione, un grande rammarico per una partita che dovevamo vincere largamente. Purtroppo non siamo stati solo bravi in quello, però a volte capita, bisogna accettarlo. Grande partita, dominio nel primo tempo, buone giocate nel secondo tempo, 7-8 occasioni clamorose, 3-4 clamorose, 3 contropiedi sbagliati veramente di niente. L'avversario qua non credo che sia stato quasi mai così in difficoltà. È una grandissima prestazione del Ligone. Mister, bisognava sfruttare forse di più l'ottimo primo tempo, perché veramente l'Albissola ha faticato tantissimo in tutti gli aspetti, difensivo ed offensivo, e fosse finito 2-0 il primo tempo, probabilmente avremmo visto una partita diversa anche nel secondo tempo. Sì, ma ripeto, ti sei tenuto un po' basso. Cioè, secondo me c'è stato un dominio nel primo tempo che doveva fruttare 2 o 3 gol di scarto. Poi nel secondo tempo abbiamo gettato via davvero almeno 3 palle gol in contropiede. Una situazione di Onetto a 1 metro dalla porta. Ma anche il secondo, che comunque c'è stato un ritorno dalla Bissola. Naturalmente il gol ha cambiato un po' l'inerzia. Era la seconda volta che tiravano in porta e ha cambiato l'inerzia della partita emotivamente. Ma questo non toglie niente, che questa è stata una partita che strameritavamo di vincere, credo che sia piuttosto chiaro, non ci siano dubbi su questo, però il calcio è fatto così, forse all'andata avevamo raccolto qualcosa in più, eravamo pari e abbiamo fatto gol al 94esimo, però oggi era una partita che se mettevamo dentro almeno la metà delle palle finiva con tanta differenza. Ecco.